Il progetto Tokuma nasce 2 anni fa da un'idea dei volontari Amici del Sidamo. È un progetto che conta tra le più povere donne della città di Zhuhai. In questo progetto è fondamentale, il nostro obiettivo è finanziare queste donne economicamente con progetti di microcredito. Quindi in questo progetto loro imparano dei lavori molto artigianali, locali, per poi uscire con una loro attività in proprio. Questo è il nostro piccolo laboratorio del Tokuma, dove le donne svolgono le varie attività. Sono tutte artigianali e di pratico uso per la zona di Zhuhai, per il villaggio di Zhuhai. Possiamo osservare una donna nella pulizia del cotone. In questa parte le donne filano il cotone grezzo. Adesso il filo viene passato su pezzetti di canna, e con pezzetti di canna che loro chiamano cassetto. Questo è un macchinario che è la tecnica più moderna che abbiamo in Etiopia per filare il cotone. La donna appunto attraverso questo movimento continuo rende di qualità il filo, molto più resistente che farlo a mano. Dopo la filatura e il passaggio sul kesser, siamo pronti alla lavorazione delle sciarpe come netelà e gabi. Netelà e gabi sono le tipiche mantelle che usano in tutta l'Etiopia. Questa parte sono altri piccoli telai che cambiano di dimensione e dove noi abbiamo provato a mettere dei colori e dei disegni diversi dai tipi tradizionali. Le magliette, le magliette, sì, sì, poi manca la un altro lavoro tipico artigianale di questa zona è appunto la lavorazione di cestini, quindi alcune donne si occupano principalmente della creazione di cestini. Thank you.
Nel progetto Tucuma abbiamo 2 ore di alfabetizzazione alla mattina e al pomeriggio. Consiste in un'ora in amarico e nell'altra in oromo. Questa è la regione dove c'è anche la lingua oromo e le donne quando arrivano generalmente non sanno né leggere né scrivere e noi offriamo loro appunto il primo contatto alla lingua. Lei è Bekele, c'è una delle donne che è uscita dal progetto Tucuma, vuol dire che è uscita con buoni successi, ha un'attività all'esterno finanziata da noi come microcredito e è già il secondo anno che lei ha la possibilità di avere un microfinanziamento. L'obiettivo del nostro progetto del Tucuma è che le donne siano indipendenti e che abbiano un'attività in proprio. Sì. Da quando è nato questo progetto è nata anche l'esigenza di occuparsi, di avere uno spazio apposito per i bambini, visto che le donne arrivano senza nessun supporto al di fuori appunto di noi. Quindi ecco che abbiamo creato un piccolo preasilo e regalato questo spazio interamente per i bambini. Durante la settimana hanno un programma differente a seconda dei giorni. È un servizio che diamo nel progetto Tucuma, una piccola colazione a tutti i bimbi. L'abbiamo iniziato 2 mesi fa perché niente, inizia la carestia dell'acqua e quindi per prevenzione aiutiamo questi piccoli. Che mi scrive teta? Ah, obefite teta, buola biscutale, taragagu, ciao tai delle. Che forte! Ma dai, non è possibile! Thank you.